un altro incipit di media stress. Brali, sta pista è sempre un inferno. È come se non bastasse, piove. Ma ti immagini un giorno si svegliano e decidono di far partire la pista da dove siamo passati adesso? 9 minuti di gara, Dio caro. Madonna, ma appena piovuto che cazzo c'è tutta sta polvere? Turn effettivamente guadagni prima, però sul muro è qua. È chiusa la curva, come cazzo? Esatto, sul muro la curva e rischi di battere la catena. Io anni fa lo facevo, però non conviene. Ma infatti ho visto il video su YouTube di Prali, figa. Sì, no, un'idea del cazzo, con la 26 vedo qua le sospensioni settate freeride. Deve essere qualcosa in quest'aria che brucia sempre i freni. Sam, com'è che è Gesù negli Avengers? Scusa. Gesù negli Avengers? Andiamo. Come perché? Io non ho più le mani. Non riesco a tirare i freni, non so come faccio tutta la gara. Ma non è figa, è stralunga. Praticamente si gioca a fare le curve da seduti per far recuperare gli avambracci. Di oggi non avete visto un cazzo perché dopo le prime tre discese, della quale avrete visto qualcosina, si è messo a diluviare. Visto che ha diluviato, non dovevamo più girare, quindi siamo risaliti a piedi a fare il track walk. Solo che mentre salivamo a piedi, alla fine hanno fatto girare la gente. E poi, almeno saremmo saliti in cammino via, no? E invece no. Domani aggiusterò un po' di linee che abbiamo visto appunto oggi col track walk. Ed è un'esperienza nuova per me, perché non avevo mai fatto un track walk e effettivamente è utilissimo. Vai lì con magari anche qualcuno di esperto, come è successo a me. Ti fa vedere, ti spiega cosa c'è di giusto e di sbagliato. Quindi domani vedremo i risultati. Utilissimo soprattutto in questa pista, perché non ci siamo puntati solo su qual è la linea più veloce, ma anche su qual è la linea meno stancante, in quanto porca troia sono 5-6 minuti di discesa tutta così, su sassi, radici e soprattutto un sacco di buche, perché è distrutta, fa schifo. E di solito si arriva con le mani veramente doloranti, quindi trovare la linea giusta che non ti spezza le mani è fondamentale. Ora stiamo andando all'appartamento, dormiamo e domani sabato altre prove e qualifica. Allora, ho scoperto che in gara siamo pochissimi. Non li biasimo, non piace neanche a me sta pista. Ora scendiamo con calma e vediamo di iniziare ad usare qualche linea che abbiamo visto ieri col track walk. Questo salto non credo che si farà in gara. Qua si dovrebbe sgrappare tutto, ma ciò caga. Qua si passa giù così. Occhio, non fermarti in mezzo. Non lo so, ora provo di lì. Ti salvi le braccia, ma boh. No. What?
anche il sabato è andato, ha fatto la qualifica. È andata una merda per tre ragioni. Una, in un paio di punti stavo sgolando. Due, su un punto che è verso la fine mi sono trovato in mezzo uno che era caduto, non era bandiera rossa, però vabbè. E tre, faccio un po' cagare. Il mio tempo è stato 5:15. Domani provo a tirarlo sotto i 5 minuti, che comunque su una pista così lunga non è scontato per me. Come posizione in classifica sono tipo 33esimo su 69 dell'assoluta amatori, e di categoria non lo so. In realtà me l'aspettavo più pesante tutta la discesa. Sono arrivato giù che bene o male, non dico di essere a posto, però le mani mi facevano molto meno male di quello che mi sarei aspettato. Che comunque era solo una sensazione, perché arrivato in fondo mi sono tolto i guanti e non riuscivo ad aprirle. Sicuramente poi è una cosa sulla quale devo lavorare con il setting, magari anche le manopole, boh, non ne ho idea. No! Nel complesso direi poco soddisfatto del tempo e della posizione in classifica, molto soddisfatto, Dio caro, di come ha retto il mio fisico, dai. Domani altre due run di prova, credo, e poi gara. Sono con l'enduro e non con la DH, perché voi siete sulla DH infilati in qualche modo. Ho il cellulare perché altrimenti sono stupido e mi dimentico le cose. In gara in realtà non ho cambiato molto, semplicemente un paio di linee per prendere più erba e distruggermi un po' meno le mani. Ed infatti il fisico mi pare abbia retto bene. Ho skippato anche questo punto. Che cazzo di zanzare ci sono, Dio caro? Molte linee le ho trovate soltanto dopo, riguardando i video che avete appena visto, e questo è un bel peccato. Dovrei riguardare molto di più i video, magari la sera mentre sono in gara. Comunque, se volete vedere la pista di gara, lo potete trovare nel video qua in alto a destra. Una cosa che mi è dispiaciuto parecchio è aver mancato il suicide sull'ultimo salto, che avrei voluto fare, ma non ho mai provato. Infatti in gara non sono riuscito a farlo, mi sono cagato in mano. Inoltre, durante la gara sono scivolato giù dalla bici. Fortunatamente non mi sono fatto niente, la bici neanche, però sicuramente ho perso qualche secondo importantissimo. Nonostante questa caduta però sono comunque riuscito a togliere 5 secondi dal tempo della qualifica, e alla fine sono arrivato 13esimo su 28 di categoria e 30esimo su 65 di assoluto amatori. La prossima gara sarà a Brno ed inizierò le prove esattamente il giorno dopo che vedrete sto video. Quindi ci vedremo lì, la pista sembra abbastanza un'endurata, infatti ho guardato enduro perché devo sistemare anche questa. E niente, spero di andare un po' più forte, bella raga.